Anticipazioni uomini e donne, registrazione Trono Classico, 10 ottobre 2018. Segnalazioni su Giulia. Eccoci ad un nuovo appuntamento con il dating show di Maria e in particolare con la nuova registrazione del Trono Classico tenutasi in data 10 ottobre 2018. Le anticipazioni uomini e donne annunciano interessanti novità. Partiamo col dirvi che è stata registrata presso gli studi del programma una puntata speciale dedicata a Temptation Island VIP. Nel salottino di Maria hanno fatto la loro comparsa Stefano e Nicoletta, che sono sempre più innamorati e uniti e con tanti progetti da condividere. Poi anche Sossio, Andrea e Patrick, con le loro rispettive ex, e ovvero Ursula, Alessandra e Valeria. Salutati i protagonisti dei reality, si passa ai tronisti. Scopriamo Teresa, che ha portato Andrea in esterna, e Mara, risentita, non l'ha presa affatto bene. Successivamente emerge che Lorenzo, al termine della scorsa registrazione, si è recato in camerino da Giulia, ma non l'ha trovata perché quest'ultima ha accettato di uscire con Luigi. Lo studio si infiamma soprattutto perché, a seguito di alcune segnalazioni, la bella corteggiatrice sarebbe nel dating show di Maria solo ed esclusivamente per acquisire popolarità e che soprattutto avrebbe lasciato il suo ragazzo, non 3 mesi fa come aveva precedentemente dichiarato, bensì a fine agosto. Nonostante tutto, Riccardi non vuole precludersi la possibilità di conoscerla e Maria trova il suo ragionamento assurdo. Una puntata speciale dedicata a Temptation Island VIP. Negli studi del dating show di Maria De Filippi entrano le coppie reduci da Temptation Island VIP. Ed ecco le single Valeria, Ursula e Alessandra con i loro ex, e ovvero Patrick, Sossio e Andrea. Presenti in studio anche Stefano e Nicoletta. Scopriamo che Zenga e la Sgolastra si sono lasciati. Lui non riesce a dimenticare ciò che gli ha fatto, gli ha mancato di rispetto e ciò che risulta più grave è il fatto che durante il fallò di confronto abbia negato tutto. Hanno lasciato intendere però che vogliono ancora capire se possono riprendere in mano le redini del loro rapporto. Si passa ad Ursula. La donna spiega che dopo il falò di confronto ha avuto modo di risentire e poi rivedere il cavaliere. Ammette amareggiata che ci stava ricascando, gli stava per concedere un'ultima chance. Tutto è cambiato quando le hanno mandato una foto sul suo cellulare, dove lo si vedeva intento a provarci con una giovane ragazza. Adesso la dama delusa non solo ha rivelato di essere single, ma anche di volerlo gettare al più presto nel dimenticatoio. Partono le critiche. Maria chiama Giorgio Alfieri, il tentatore, nonché ex protagonista di Uomini e Donne, con cui la Bennardo, nel villaggio delle fidanzate, ha avuto modo di legare di più. Con classe, rivolgendosi al Re Leone, ha affermato di non meritare gli insulti che gli ha rivolto. Ha fatto presente di essersi comportato benissimo con Ursula, asciugato le sue lacrime, l'ha supportata ed è stata una vera e propria spalla su cui sfogarsi. Si passa a Stefano e Nicoletta. Dicono di essere innamorati e di avere tanti progetti per il futuro. Sono felici e raggianti. Maria cede la parola ad Andrea Zenga. Il ragazzo ammette di volere ancora bene ad Alessandra, ma il suo atteggiamento al falò, dove per giunta non ha riconosciuto gli errori commessi, l'ha spinto a chiudere. Maria fa entrare Andrea Cerioli. Parlando della Sgolastra, dice che non gli ha mai chiesto di toglierle le mani dal sedere.
Se veramente l'avesse fatto o glielo avesse semplicemente fatto capire, lui l'avrebbe rispettata. Alessandra entra e continua a rinfacciare all'ex fidanzato mancanze e disattenzioni, ma Gianni e Tina le fanno capire che esse non possono giustificare il comportamento tenuto con Cerioli. Alessandra alla fine cede e ammette che con Andrea si era instaurato un clima di forte complicità. Maria dice di vedere del sentimento tra loro e lei ribatte spiegando che ha bisogno di tempo per capire e per valutare cosa fare con l'ex fidanzato e ammette che si sta sentendo anche con Cerioli. Quest'ultimo però dice di non apprezzare il suo comportamento, il suo continuo tentennare. A un tratto Andrea Zenga le chiede che cosa avrebbe fatto con l'altro se lui non l'avesse lasciata. L'avrebbe contattato lo stesso? Si cambia argomento e si passa a Valeria, che entra con il tentatore Ivan. Lei e Patrick battibeccano. Alessandra poi si alza dalla sedia ed esce. Maria cerca di consolare Andrea Zenga, mentre la ragazza rientra e scoppia a piangere. Sossi ad un tratto chiede che cosa hanno di diverso da lui la Marini ed Alessandra, visto che non sono state massacrate dal pubblico. Chiuso il capitolo Temptation Island VIP, si passa al trono classico e si comincia da Teresa. Luca Duff prende la parola e dice di volersi eliminare, ma la invita ad aspettare per vedere prima cosa è successo. La tronista raggiunge Andrea dal corso in hotel. Il ragazzo, dopo aver litigato con Mara al termine della scorsa registrazione, è uscito dallo studio furioso. La Langella spiega che dopo averlo sentito parlare in studio, dopo aver preso consapevolezza della sua maturità, non vuole precludersi la possibilità di conoscerlo. Lui le parla della Fasone e ammette di essere molto testardo. Prima di smettere di corteggiarla, vuole vederci chiaro. Mara, di ritorno in studio, arrabbiata, minaccia di eliminarlo. Poi si calma e gli chiede se l'ha pensata negli ultimi giorni. Lui ammette di sì. Gianni trova la sua domanda inutile, così la tronista cambia idea. La De Filippi in seguito spiega che Mara aveva la possibilità di fare un'unica esterna e che ha scelto di realizzarla con Rodolfo. Quest'ultimo decide di incontrarla presso lo stesso ristorante in cui le ha visto Andrea. Spiega di averlo fatto di proposito per farle capire che, nello stesso posto, ma con persone diverse, si può stare ugualmente bene. Lui la seconda, la riempie di complimenti e le fa ritrovare il sorriso. Gianni fa notare che per fare colpo sulla Fasone basta osannarla. Entra Rodolfo, che rivolge una battuta poco carina al rivale Andrea. Dal corso, senza minimamente scomporsi, gli fa notare che si commenta da solo. Gli dà dell'uomo piccolo piccolo. Giovanni interviene e nasce un battibecco che li vede tutti e tre protagonisti. D'improvviso Andrea chiede a Mara di ballare e lei accetta. Lei appare molto coinvolta. Il corteggiatore specifica che intende conoscere meglio anche Teresa, anche se ad intrigarlo maggiormente è la Fasone. Vuole capire cosa può nascere tra loro. Si passa a Lorenzo. Scopriamo che dopo aver visto integralmente l'esterna tra Luigi e Giulia, nota che possono essere solo due buoni amici. Per questo Maria spiega che al termine della passata registrazione si è recato in camerino per andare a parlarle. Non la trova e scopre che è uscita con Mastroianni. La chiama
Maria lancia l'incontro con Luigi. Alla ragazza squilla il telefono ed è Riccardi, che arrabbiato la mette di fronte ad un out-out: raggiungerlo o perderlo. Lei si rifiuta in quanto non le sembra educato lasciare Luigi da solo. Il tronista a questo punto le chiede quanto lo faccia per educazione e quanto invece perché desidera stare con lui, e le risponde 70% educazione. Luigi poi cerca l'approccio fisico e lei lo scansa, affermando di temere di essere giudicata male. Mastroianni le fa notare che le interessa più il giudizio della gente che lui e per questo vuole andarsene. Lui poi la prende sulle spalle e scherzano fino al termine dell'esterna. Lorenzo non crede a Giulia, ma Giulia entra in studio. Lorenzo afferma di conoscere molte persone della città di lei, Torino, e che è pronto a smascherarla. Emerge che la ragazza si è lasciata con il suo ex il 20 agosto scorso e non 3 mesi fa, come aveva inizialmente dichiarato. Inoltre Riccardi aggiunge che sul web ha visto delle sue foto e altre del suo ex, dove i due appaiono separati, ma guarda caso in esse compare lo stesso tramonto. Inoltre parla di alcune compromettenti segnalazioni che dicono che la ragazza mirerebbe a spopolare nel mondo dello spettacolo. Luigi appoggia inaspettatamente il rivale e definisce Giulia la Sara Fifella 2.0. Poi annuncia che non vuole assolutamente iniziare una conoscenza fondata sulle bugie. Lorenzo invece intende continuare a realizzare esterne con lei, ma nel contempo la accusa di essere in cerca di un uomo benestante. Lei finge di non capire, tant'è vero che Maria più volte la sollecita a rispondere. Poi la conduttrice fa capire a Riccardi che è inutile etichettare così una pretendente e poi continuare ad uscirci. Lui spiega di essere molto confuso, non sa se credere o no alle voci che girano. La De Filippi a questo punto gli fa capire che o decide di crederle oppure la manda via. Maria chiede a Tina di salutare e l'opinionista lo fa molto ironicamente. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti. Thank you.